Salve a tutti, sono Paolo Innocenti e oggi volevo parlarvi di un film uscito nelle sale recentemente a novembre 2015 e cioè Uno per Tutti, di genere noir poliziesco, con la regia di Mimmo Calopresti. Diciamo che io questo film l'aspettavo da un anno, perché come protagonista c'è il grandissimo Giorgio Panariello, che per me, che nella vita voglio fare l'attore, che amo la comicità, è proprio come un santino. Panariello io l'adoro, sia nei suoi spettacoli teatrali, sia per quanto riguarda i suoi film che sono usciti al cinema, eccetera, quindi l'adoro come attore, come comico. E quando ho letto che qui avrebbe interpretato da protagonista un ruolo drammatico, ho detto: sono felicissimo. E a distanza di un anno questo film è uscito. Allora, diciamo che la mia attesa era tanta. Ero curiosissimo di vedere Panariello in veste drammatiche, ed infatti Panariello in veste drammatiche è veramente un grande, si dimostra un attore con la A maiuscola capace di interpretare ruoli comici, ma anche un bravissimo attore capace di interpretare ruoli drammatici e non vincolato solamente dalla comicità. Se da una parte Panariello come attore protagonista drammatico è un grande ed è bravissimo veramente, il film non è che mi abbia soddisfatto più di tanto. Allora, diciamo, vi ricordate la scorsa recensione del film thriller The Visit, quando ho detto questo è un film modello puzzle? Chi ha seguito la scorsa recensione sa cosa vuol dire. Eccoci, anche questo è un modello puzzle, cioè il regista, lo sceneggiatore, chi che sia, avevano in mano un puzzle bellissimo da fare. Però loro hanno riempito solo qualche pezzetto del puzzle e quindi un pezzo di puzzle è venuto bene, quello non riempito è venuto così così, quell'altro pezzo riempito è venuto bene e quell'altro pezzo è rivenuto così così. Se invece l'avessero completato tutto, questo film poteva essere un film noir per eccellenza, poteva essere un film noir bellissimo. E a me questo dispiace, perché la trama era veramente bella, era veramente buona. Praticamente questo film parla di alcuni giovani bambini che sono cresciuti insieme, che proprio facevano dei patti tra di loro, avevano creato il Gran Consiglio quando erano piccoli, si dicevano tutti i segreti, vivevano tutti i giorni insieme, trascorrevano le loro giornate insieme. Crescendo si sono un po' persi di vista e uno di loro è diventato un uomo che lavora in un cantiere, ma che si è arricchito in modo illecito e che è costantemente seguito dalla polizia per rintracciarlo proprio sull'atto di delinquere. Mentre l'altro è diventato un medico, si è trasferito in Calabria e diciamo che anche lui non ha avuto più rapporti con il resto dei bambini con cui è cresciuto. L'ultimo invece, Giorgio Panariello, diciamo che è quello che è andato sulla retta via, cioè è diventato un bravo poliziotto, separato con un figlio, sarà costretto, così possiamo dire, a rivedere i suoi vecchi amici quando purtroppo arresterà il figlio di Gil, cioè quello che lavora al cantiere, perché ha accoltellato durante una rissa un altro ragazzo, o perlomeno così sembra che abbia accoltellato un altro ragazzo. Non ve lo dico perché è giusto che vediate il film. Ovviamente, siccome loro erano amici da un sacco di tempo, hanno passato la prima parte della loro vita insieme, la parte della fanciullezza, diciamo, questo Gil dice a Vince, che è Panariello, con i nomi che si erano dati da piccoli: noi siamo stati tanti amici, adesso non devi far sì che mio figlio vada in galera. Perché, per di più, tra di loro tantissimi anni fa c'era stato un patto e quindi diciamo che Gil fa un po' sentire in colpa Vince, cioè Panariello, e una specie di ricatto, diciamo. Però Panariello è un bravo poliziotto, è uno che non si fa intrappolare in questi discorsi e vuole seguire la legge, aiutando però l'amico, nel senso che gli dice: guarda, io non porto subito a denunciare il coltello che è stato trovato nelle scarpe di tuo figlio, però te magari convincere a dire la verità. Quindi l'unico aiuto che dà Panariello al suo vecchio amico è quello di dargli del tempo. Quindi come trama era anche bella, però purtroppo ci sono dei buchi,
ci sono dei buchi qua e là. Allora, ho apprezzato molto l'interpretazione di Giorgio Panariello, che è veramente il top. Ho apprezzato molto la recitazione e l'interpretazione anche degli altri due attori, e cioè Thomas Trabacchi, che interpreta Sara, uno degli altri bambini cresciuti, e Fabrizio Ferracane, che interpreta Gilles, molto brava a recitare anche in dialetto triestino, dove è svolto il film, Isabella Ferrari. E quindi le interpretazioni sono ben riuscite, però ripeto ancora in particolar modo Giorgio Panariello, che si dimostra un bravissimo attore non solo nel campo della commedia e della comicità. Però purtroppo questo film ha molte cose che potevano essere approfondite di più. Il film dura sì e no 1 ora e 23. Secondo me poteva durare 20 minuti in più e spiegare cose che nel film rimangono col punto interrogativo. Ci mostra tante cose importanti che potevano essere sinonimo di arricchimento della sceneggiatura, ma vengano lasciate da parte per concentrarsi più su altre cose. E secondo me questo è sbagliato, perché se ci fossero state spiegate meglio altre cose, se ci fossero state magari delle problematiche in più, così da non rendere prevedibile in certe parti la trama, questo film poteva essere un filmone, perché sarebbe stato un ottimo esordio per Panariello come attore anche drammatico, come attore serio, e anche un gran trionfo per il regista Mimmo Calopresti. Mimmo Calopresti, informandomi su internet, ho letto che è il sesto film che dirige da regista, invece si è occupato per molto tempo di documentari, ma è anche un attore e scrittore. Secondo me, essendo il sesto film, cioè magari fosse stato il primo, potevo dire ok, alle prime armi può migliorare, però secondo me, essendo il sesto, poteva già essere un qualcosa in più questo film. Proprio come con The Visit della scorsa recensione, ripeto a dire che questo è un modello puzzle, con qualcosa che funziona e qualcosa che non funziona. Per esempio, anche il figlio di Jill, quello che viene arrestato, io l'ho apprezzato nella sua naturalezza a recitare. Mi sembra di non averlo mai visto in altri film, penso sia il primo, ma non vorrei sbagliare, e l'ho apprezzato nella sua naturalezza per il ruolo che doveva interpretare, però anche lì ci sono magari delle cose che potevano essere evitate e altre cose aggiunte. Per esempio ci sono dei dialoghi ogni tanto che sono troppo lenti, specialmente quelli tra il figlio e la madre Isabella Ferrari. Isabella Ferrari è sposata con Jill, e ci sono dei pezzi lenti che potevano essere velocizzati, o perlomeno, se proprio volevano farli durare tanto quanto li vediamo sullo schermo, potevano cambiare le battute, perché molte battute sono poco realistiche, secondo me. Questo film è tratto dal romanzo di Gaetano Savatteri, o Savatteri, non lo so, non vorrei sbagliare. Ora, io non so ben dire, non avendo letto il libro, se anche nel libro era così, oppure nel libro venivano meglio approfondite le cose, come accade spesso, non lo so. So solo che questa era una bella trama, che poteva essere però sviluppata molto meglio. Allora, vi invito lo stesso a vederlo, perché come dico sempre, questo è quello che penso io, mi fa molto piacere se mi seguite e ascoltate quello che dico, però siccome ognuno ha idee e pareri differenti, è giusto che questo film lo vediate al cinema, quindi andate a vederlo al cinema, sempre se quando caricherò questa recensione sarà sempre nelle sale, perché ho visto che già ora è già difficile trovarlo, è rimasto in poche sale purtroppo, perché questo mi dispiace, perché è giusto che un film tutti abbiano la possibilità di vederlo, indipendentemente se a uno può piacere, a un altro no. Comunque guardatelo magari anche in DVD quando usciranno, leggiatelo, insomma il modo per vederlo sicuramente lo troverete, e fatemi sapere anche in futuro cosa ne pensate. Io, come ho detto con la recensione di The Visit, non dico che è brutto, perché non è brutto, ma non è neanche però bellissimo. Cioè, è un film carino, vedibile, però che poteva essere veramente un filmone se certe cose fossero state differenti. Faccio ancora tantissimi complimenti a Giorgio Panariello, che è veramente un grande, l'ho sempre apprezzato, io sono un suo fan, l'ho visto a teatro tantissime volte. Ho visto tutti i suoi film, ce l'ho comprato originale da Bagnomaria, Al Momento Giusto, SMS sotto mentite spoglie, No Problem, dai primissimi proprio.
quando ancora magari non era conosciuto da tutti, quali Cannibali. Cannibali io penso sia un film introvabile, dove lui ha un piccolo cameo, se no Albergo Roma, ma anche tanti altri film. Per esempio ultimamente ha partecipato anche in un cameo del film indipendente Uscio e Bottega, girato qua in Toscana prevalentemente, ma l'ho apprezzato sempre in altri film, anche come Sharm el Sheikh, Un'estate indimenticabile, Natale in Sudafrica, vabbè, io ce ne panettoni, sapete, li adoro, e così via. Poi anche in televisione, con i suoi spettacoli Torno Sabato, quando ero piccolo, tutti i sabati sera lo guardavo. Panariello non esiste, di qualche anno fa. Ora, il 22 e il 23 dicembre, tornerà in Rai con lo spettacolo Panariello sotto l'albero, che io avrò la fortuna di andare a vedere, ho comprato i biglietti a Livorno, sarà trasmesso su Rai 1, quindi guardatelo, mi raccomando. Quindi questo per farvi capire che io veramente Panariello lo adoro, sono contentissimo di averlo visto in questo film drammatico, perché ha saputo interpretare al meglio questa parte non comica, e anche se del film mi aspettavo di meglio, purtroppo lui non ha colpe, lui ha recitato ciò che era scritto sul copione e ha saputo interpretare il personaggio in maniera veramente riuscita, è stato veramente molto bravo. Spero di rivederlo in altri film di questo tipo. Mi auguro che Mimmo Calopresti, era il primo film che vedo suo, spero che possa migliorarsi in futuro, perché, ripeto, questo film è carino, però niente di più. E ciò che lo rende carino in particolar modo, ciò che fa sì che sia sufficiente, è l'interpretazione magistrale di Panariello e degli altri due attori, e anche di Isabella Ferrari, perché altrimenti, se non ci fossero stati loro, e come e al posto di quei di questi quattro attori ci fossero stati magari degli altri, per la trama così prevedibile in parte e senza alcun colpo di scena, non si salvava, almeno secondo me. Quindi i miei migliori complimenti a Giorgio Panariello e agli altri attori, invito a vedere il film, tutti, scrivetemi qua sotto tramite commenti cosa ne pensate, qua vedrete apparire la scritta pagina ufficiale Paolo Innocenti, cercatela su Facebook, tanto lo trovate nelle info, lasciate mi piace. Guardatemi ad Attenti al Tubo in televisione, qua vi specifica quando. Lasciate like, condividete, pubblicizzate, fatemi sapere i vostri pareri e niente. Spero di avervi risposto a tutte le domande che avevate sul film, sempre se ce l'avevate. E io vi saluto. Un abbraccione a tutti. Ciao bellissimi.